Tappa nel Vallo di Diano per Carmine Ferrara, che partito lo scorso 31 maggio da Battipaglia, sta attraversando a piedi i 158 comuni della provincia di Salerno. Dopo l'agro-nocerino Sarnese, la costiera Amalfitana, la Piana del Sele, ieri la tappa a Monte San Giacomo, dove è stato accolto dal sindaco Raffaele Accetta, dal presidente della Proloco Rino Romano, dal presidente della Confraternita delle Patane Cicce Pasquale Lisa e dal presidente dell'associazione Grotta Briganti e Cacio Carmine Lisa. Presente anche uno dei soci della Discovery Cervati, Antonio Clemente. Lo scopo di questa interessante iniziativa di Carmine, ha affermato il sindaco Accetta, è anche quello di promuovere i territori che visita e spero, anzi ne sono certo, che sia rimasto soddisfatto della nostra improvvisata accoglienza, tanto che ha già assunto l'impegno di fare ritorno nel nostro piccolo centro per poter godere delle altre bellezze del nostro immenso patrimonio montano. A Carmine, il presidente Lisa ha voluto concedere una semplice ma significativa pergamena di socio onorario della confraternita e l'invito a ritornare in occasione della prossima sagra Patane Cic che si terrà a dicembre. La tappa a Monte San Giacomo ha fatto seguito a quelle di Teggiano, Sala Consilina, Atena Lucana e Polla. Una sosta fino al municipio di ogni comune per poi ripartire alla volta del Cilento e proseguire così il suo viaggio. Di solito faccio 30-35 km al giorno, ha raccontato Carmine. L'iniziativa è nata come una sfida per me stesso, dopo la fine di una importante relazione d'amore e dopo la perdita di mia nonna, persona a me molto cara. Un progetto che non pensavo avesse un clamore simile. Anche i bambini mi vedono come una figura positiva. Tra le tappe preferite finora c'è sicuramente il Vallo di Diano, che adoro anche per l'ospitalità unica, poi i paesaggi mozzafiato che fanno bene anche all'animo. Soffrivo di emicrania prima, ma ora i dolori passano tutti. Non sento nemmeno il peso dello zaino e della tenda sulle spalle, un'esperienza più che positiva, ha concluso.